Fabio, ciao. Mi senti? Che Ciao Alberto, ritardo, quasi quasi. ti sento Adesso bene, ti do, nonostante adesso sia in Oman. tu mi devi spiegare perché cazzo, con tutta la moneta, con tutto l'easing che viene fatto, perché non c'è inflazione al mondo, o quasi. Sì. E guarda, questa settimana c'era proprio Bloomberg Week, no? La copertina di questa rivista che viene edita da Bloomberg, no? L'agenzia di stampa di notizie economiche, informazioni economiche. E diceva, cioè, si concentrava un po' su questo tema. E io non lo so, mi sono fatto un po'. Non dico delle idee precise, ma alcune ipotesi mi frullano in testa. La prima è che non è particolarmente originale, ma insomma ha a che fare con la globalizzazione. Quindi, siccome oggi i mercati sono tutti integrati e quindi tu puoi comprare dalla Cina, dalla Corea, dal Canada, dall'Argentina abbastanza facilmente. Chiaro che c'è un grado di competizione molto forte e quindi questo tiene un po' i prezzi fermi, o quantomeno mette un freno alla possibilità, diciamo, di No, aumento sì, c'è dei prezzi. Ma sempre la... questo non Fabio, sarebbe aspetta, c'è sempre sufficiente? la possibilità di switchare a un paese a Sì. più basso costo. Se non sei insaccato in un ambiente piccolo, ma c'è sempre la possibilità, se il costo va su in Cecoslovacchia, vai in Cina, se va su in Cina, vai in Vietnam, se va su in Vietnam, vai in Cambogia, se in Cambogia, vai in Laos, se no vai in Bangladesh, capito? Tu questo meccanismo di... Dicono. Dicono. Sì, in realtà è vero. Tra l'altro, questo meccanismo, cioè, non è che deve per forza riguardare nuovi stabilimenti, cioè, non è che tu. Se hai lo stabilimento in Thailandia oppure no, in Italia, no, facciamo il caso nostro, e vedi che il costo del lavoro, il costo di produzione è molto più basso in Bangladesh, cioè non è che di colpo prendi e sposti la fabbrica. Quello che succede è questo, che le multinazionali hanno stabilimenti in varie parti del mondo. E quindi quello che fanno è aggiustano la produzione, cioè allocano la produzione nei posti dove, diciamo così, il costo del lavoro in base alla produttività è più basso. E poi magari tengono degli stabilimenti anche in posti dove il costo del lavoro è più alto perché. Così riescono a gestire picchi di produzione, picchi di domanda, eccetera, eccetera. Io questo l'ho vissuto perché ero nel consiglio di amministrazione di una società nel settore termoplastico che proprio aveva, tuttora, degli stabilimenti in varie parti del mondo, dal Marocco alla Serbia, dalla Spagna all'Italia, e a seconda, diciamo così, ottimizzava l'uso degli stabilimenti nelle varie parti del mondo. Quindi è un punto. Però, secondo me, in aggiunta a questo fenomeno, c'è anche il discorso dell'internet. Cioè, oggi tu puoi andare e se ti serve, che ne so, un computer, se ti serve, se vuoi comprare un libro, se vuoi comprare qualsiasi cosa, puoi andare e comparare i prezzi su internet. Quindi oggi nessuno può permettersi di farti pagare cifre molto diverse da una parte all'altra del mondo. Mentre io mi ricordo, non so, quando ero giovane, se andava a Londra a comprare i dischi, non so se, È oppure vero, se andava, che ne so, sì, in Svizzera a comprare la cioccolata. è vero, Oggi questo non succede più, no? è vero, 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 è vero
Poi ci sono un'altra serie di fattori. E
quello che si dice è, boh, la verità è che non aumentano troppo i salari e quindi le aziende non scaricano, diciamo, gli incrementi salariali sui prezzi. Ma questo significa praticamente che i lavoratori hanno minor potere d'acquisto, minor potere contrattuale. Ma questo potrebbe essere dovuto al fatto, così, al ricatto, tra virgolette, già se chiedete troppo io piglio e sposto la fabbrica, che ne so, in Romania o in Messico. Su questo io sono meno d'accordo. Secondo me, alla fine della giornata, è vero, Fabio, che ci sono gli aumenti salariali, o almeno non ci sono, Fabio, gli aumenti salariali forti. Fabio, il sindacato non esiste più come una volta. Vabbè, allora, in tutta l'Asia non esiste sindacato, ok? Poi in Nord America non esiste sindacato, cioè, gli iscritti al sindacato sono il 7%, ormai il sindacato americano... Ma non è mai esistito in realtà. Ma guarda che Detroit, il mondo dell'automotive, ha preso botte tremende a causa del sindacato americano, che è molto più vizioso di quello europeo, cioè, è molto più corporativo. Cioè, ha fatto molti danni il sindacato americano, all'industria americana. Assolutamente, ma in America... Non c'è più, ormai non c'è più. In America i sindacati erano forti solo nell'automotive. Ah, ok. Ma se vai a vedere, i sindacati forti americani si contavano sulla punta delle dita. C'erano i camionisti, appunto, il settore automobilistico, qualcosina a livello locale, tipo, che ne so... Vabbè, costruzioni, vabbè, comunque, basta automobilisti. Cioè, non... Sì, ma era un fenomeno limitato, non era quello che, diciamo, la contrattazione collettiva in America non era certo quella che, a cui eravamo abituati noi in Italia. No, però tutti questi drammi, il rinnovo dei contratti dei metalmeccanici. Però ha picchiato, Fabio, e adesso non esiste più. Cioè, adesso, con tutte le leggi, oltretutto, successive al fatto che praticamente i sindacati in azienda non esiste più. Cioè, con tutte le leggi, sai che hanno fatto tutto quelle che la gente deve optare, ha dato la possibilità di non iscriversi al sindacato, di non pagare le quote. Alla fine le aziende sono spostate in stati dove non c'era il sindacato. Cioè, ormai il sindacato esiste ancora in alcune parti del settore pubblico su scala locale in America, ma non esiste più. E poi neanche in Europa lo senti più. Perché in Europa sono sotto lo scacco dell'occupazione. Come spingono su, uno chiude l'azienda e la porta via, capito? Cioè, sì, gli autunni caldi, ma è una roba da cazzo l'autunno caldo. Io non sono. Sì, questo è il discorso. Cioè, sono più sui pensionati, sarà che tutti... Cioè, i sindacati li vedo molto in strada sulle pensioni, su temi civili, sociali, generali, ma proprio autunni caldi... Poca roba, Fabio, rispetto a quando eravamo ragazzi noi, ti ricordi? E allora, diciamo, allora un pezzo di questa cosa, un pezzo di diciamo così, della spiegazione, è il fatto, diciamo così, che le organizzazioni sindacali, diciamo che il potere contrattuale dei lavoratori si è indebolito. E quindi questo potrebbe essere. Però, tutto sommato, alla fine della giornata, i salari reali non è che siano diminuiti tantissimo, cioè, come si oscillano un po', qualche anno vanno su, qualche anno rimangono fermi, diciamo, quello è un po' la storia degli ultimi anni. Poi c'è il discorso, la cosa che è interessante e che è legata a questa contrattazione, diciamo così, a questo ruolo del sindacato e dei salari, è che in un mondo in cui, cioè, è un problema demografico, in che senso? Per due motivi: perché in un mondo che diventa più vecchio, il lavoratore più vecchio è contento di quello che ha ottenuto, vede che più o meno sta arrivando la pensione, quindi ha meno voglia di lottare.
Numero due, c'è un problema di famiglie meno numerose. Chiaro che 30 anni fa, quando l'operaio aveva 5-6 figli, aveva bisogno di più soldi, no? E oggi che tutti quanti fanno uno, massimo due figli, questo, cioè, sono contenti di avere un salario più o meno sicuro, insomma, più o meno che gli consente di fare una vita discreta, e l'interesse, diciamo così, la motivazione a spingere forte sulle rivendicazioni salariali si è un po' stemperata. Questo, diciamo così, è un altro elemento così, che viene messo sul tavolo. Io, questo onestamente non ti so dire, non mi sembra un argomento forte. Magari in Giappone può essere più rilevante che... Guarda, l'unico posto in Asia dove i sindacati si incazzano è la Corea. Lì si incazza come... altrimenti non esiste. Sì, esatto. Quindi questo è il discorso. L'ultimo... un altro aspetto però che è interessante. Sono andato a fare un po' i conti sul... diciamo, perché è vero che il potere contrattuale dei lavoratori si è... debolito. È vero che la quota dei salariati nel valore aggiunto aggregato di un paese è scesa di qualche punto percentuale, però c'è stato un altro fenomeno che è interessante, ed è questo: i margini, cioè il markup, la differenza tra costi e ricavi per le grandi imprese nel mondo. Sono andate a farsi un po' un conto, e fino al ai primi anni 2000, fino al insomma, diciamo così, ai primi di questo secolo, questo markup era in media intorno al 17%. Adesso è arrivato ha superato il 60%. Allora, una cosa del genere che significa? Significa che in assenza di inflazione c'è stato un aumento di produttività pazzesco. E un aumento di produttività di queste dimensioni deve essere per forza legato a innovazioni tecnologiche o a miglioramenti di processi e di prodotto che sono di natura epocale. E su questo, secondo me, ancora non riusciamo a capire bene, diciamo, la portata e la magnitudine del fenomeno, perché i metodi di rilevazione statistica, secondo me, come abbiamo già detto in tanti altri casi, non riescono a misurare bene che cosa è successo. Cioè, quando io Fabio, comunque la produttività nel primo quarter, nei primi tre mesi di quest'anno negli Stati Uniti è stata più 3.6 rispetto all'ultimo quarter l'anno scorso, ed è 2.4 rispetto al primo quarter anno su anno. Bestiale. Quindi i costi unitari, sì, è bestiale. Come gli stipendi, i salari sono aumentati meno dell'aumento di produttività, esatto. I costi unitari sono scesi. Sì. Ma questo, diciamo così, è una cosa che va avanti da anni. Sì, per questo sto dicendo. Quindi c'è, ma per raggiungere, cioè, non è che la produttività tu l'aumenti frustando la gente e facendola lavorare di più, non è così. L'aumenti se migliori la dotazione di capitale o se la fai lavorare meglio perché i processi sono più efficienti. Non è che c'è una questione, diciamo così, di lavoro fisico che sfrutti di più. È una questione di ottimizzazione dei processi aziendali. Quindi c'è questo punto. E secondo me non si è ancora capito bene perché i metodi di misurazione di questi fenomeni sono molto rudimentali e probabilmente nemmeno esistono. Poi c'è l'ultimo aspetto che secondo me è, diciamo così, ha sempre a che fare con la misurazione, ed è la misurazione dell'inflazione. Perché, sai, è facile misurare quanto è aumentato il prezzo del latte.
ma non è facile misurare quanto è aumentato l'onorario del medico, quanto è aumentato il servizio legale che ti fa l'avvocato. Cioè, chi è che ci va dallo studio legale XY a chiedere di quanto hai aumentato tu i prezzi rispetto al mese scorso? Non ci va nessuno. Chi ci va dal commercialista di Vigevano a chiedere tu quanto fai pagare oggi ai tuoi clienti rispetto a quanto facevi pagare un anno fa? Non ci va nessuno. Quindi in un'economia dove il 70 e oltre per cento dell'economia è fatta dai servizi, cioè il PIL è praticamente per due terzi, tre quarti, un PIL che viene dal settore dei servizi, vatta la pesca quali sono veramente i prezzi di tutta una serie di servizi professionali o di altro tipo. Puoi sapere quanto costa il conto in banca, no? Le commissioni, puoi scoprire quanto costa il prezzo del tassì, quello è facile. Però tutta la marea di servizi professionali, di consulenza e tutto il resto, lì è un buco nero. Quindi l'inflazione in quei settori, che sono molto più labor intensive dell'industria, in quel settore non si conosce nulla. Quindi? No, quindi ti dico, cioè ci sono, volendo riassumere, i salari non, diciamo, per una questione di competizione globale non aumentano più tanto perché il potere negoziale dei sindacati è sceso. Poi c'è una questione di migliore informazione e migliore efficienza dei mercati mondiali, migliore informazione sui prezzi, maggiore efficienza nella produzione, che quindi ti stimola una competizione feroce. Terzo punto, secondo me ci sono dei metodi di misurazione che sono molto antiquati e che quindi non registrano bene il fenomeno inflazione in larghi settori dell'economia. Quindi magari quello che poi ti dice la gente, no? Dice, quando vai dal medico ti arriva una mazzata, vai dal dentista e è meglio romperti i denti che farteli curare. Quindi, io non so effettivamente, diciamo così, quale delle tre spiegazioni è quella. Comunque, che ha Fabio, morale, un morale, peso maggiore. Morale, l'inflazione è bassa, i tassi rimarranno bassi. Sì. Per cui ha ragione Dalio quando dice che dice che la monetary MMT, modern monetary theory, che la modern monetary theory is unavoidable. Ma quello è un discorso un po', insomma, diverso, perché tu quando metti un mucchio di liquidità in circolo, allora o viene spesa o viene risparmiata sta liquidità, non è che si disperde, cioè non è che evapora. Allora, quando questa viene spesa su beni e servizi, si provoca inflazione nel senso classico del termine, no? Inflazione nell'indice dei prezzi al consumo. Quando viene risparmiata, quindi quando la gente è già sazia, ha già quello che gli serve, grosso modo, viene investita. E che succede? Succede che l'inflazione non si scarica sui prezzi dei beni e dei servizi, si scarica sui prezzi degli asset, cioè degli asset delle attività finanziarie. E quindi quello che noi vediamo oggi come oggi è una borsa che fa scintille da 10 anni, mercato obbligazionario ai minimi storici
della, diciamo così, dei rendimenti, addirittura rendimenti negativi, e quindi questa diciamo così, liquidità che non si scarica sui prezzi dei beni va a finire sui prezzi delle attività finanziarie. Lui dice, poi a un certo punto quindi noi dovremo fare, cioè dovremo monetizzare il valore di questi debiti, crediti, attivi finanziari. Voglio vedere quale sarà il risultato di tutta questa faccenda, perché cioè, non è che puoi far sparire di botto con un colpo di bacchetta magica queste cose dalla faccia della terra. Quindi boh, io ti dico questo, cioè, mi sto convincendo di questo mondo dicotomico, no? Di questo futuro dicotomico. O qui si trova, diciamo così, siamo alla vigilia di un'innovazione tecnologica tale che porta la crescita permanentemente a livelli tali da riassorbire tutto questo debito, tutta questa massa monetaria, tutti questi bilanci delle banche centrali che sono stati, diciamo così, sono esplose. E quindi è la crescita, cioè arriveremo a crescere il 3-4%, che ci consentiranno di diciamo così, riassorbire gli eccessi. Oppure a un certo punto qualche cosa succede e sarà un evento tipo Lehman Brothers o qualcosa di molto simile, e lì si riparte con un altro, con un'altra crisi che sarà quella a spazzare lì. Ciao Fabio, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.